Wake the fuck up, samurai. Abbiamo dei killer da loppare. Ma è diventata Night City la lobby. Come va, vicini di casa? Okairi, welcome back con Dead by Daylight. Era da un po' che non facevo un video su questo gioco, quantomeno era da un po' che non facevo un video commentato con la webcam e tutto il resto. Sono cambiate diverse cose su DBD. Hanno reworkato il clown, hanno cambiato l'HUD, hanno messo nuove impostazioni, ci hanno messo 4 anni e mezzo per inserire 2 robe. Wow! E adesso è uscito il nuovo DLC, con il nuovo killer. Ma prima di andarlo a vedere, signori, dobbiamo presentare il protagonista survivor di questo video, Waifu Fang. Avevo fatto un post nella community del canale e chiedevo a voi, vicini di casa, di scegliere il protagonista per questo video, il survivor che sarebbe andato ad affrontare il nuovo killer. Ed è risultata Waifu Fang, a seguire Simp Dwight, terzo posto Thick Meg. Ciao! Sembra appunto un po' un personaggio uscito da Cyberpunk, un po' sembra quello, un po' sembra una skin di Fortnite e un pochettino mi ricorda Hisoka di Hunter x Hunter. Comunque questa, con tanto di medikit ogni tanto, sarà la build che andrò ad utilizzare nei prossimi giorni per registrare le varie partite. Vediamo come va, vediamo chi troviamo soprattutto. Chissà cosa ho tolto. Ah, c'è ancora Ruin, quindi il perk era Undying che abbiamo tolto. Ace, vai via, Ace! No, che scarso. Ma quanto sei scarso. Fuck you! Oh, ma salve! Mi di un volt. Slow volt. Saremo su. Non ha calciato il gen, mi sa. Tutti i campanari stasera, rincalti poi, cioè fammi capire. Tac. Si è mangiato da solo. You're a fucking ugly little cunt. Ok, sulle scale. Lo sapevo. Sp-
sprinta 99. Jake, ti prego, fai qualcosa anche tu. Fai un gen, fai qualcosa, cazzo. Wow, grande Jake, dopo gli anni. Bravo! Speravo in un medikit, ma... ok. Buongiorno, eh. È il nuovo Survivor, questa. Ancora Quasimodo, eh. Ancora Quasimodo. Oh mio Dio! Ma andate via da sto basement di merda, per favore, andate via da lì. Oh, oh, oddio! No, vabbè. Ora torna qua. No? Strano. Pensavo sarebbe tornato qui. Eh no. No. Dai. To the rescue. Se vengono anche gli altri però. Tira il colpo. No. Me lo aspettavo un po' prima, ma ok. Dai, dai. Teamwork, please. Vieni da me. Vai. Ancora non abbiamo uno sprint pronto. Calcia Jen. Pallet. Ti prende comunque, ma ok. Madonna. Vai. Qua... qua non è molto safe. Qui mi prende, mi nega il pallet. Voglio provare a fare quella che si chiama una pro gamer move. Vai, ti attacchi. Bene. Bene, chase di 3/4 gen. Ecco, ora visto che l'ho detto. L'ho detto. Madonna. Sta venendo qua. Lo sa che c'è qualcuno sopra, cioè sente il gen. Pensavo che era andato su. Per forza! Spacca la porta. Ora è annoyed, eh? Guarda. Guarda se non ce l'ha. Dai, usalo. Lo so che ce l'hai, faccia di cazzo. Dai. 3, 2, 1. Puff! Bene, bene, bene. Dei compagni di squadra che fanno il loro. Finestra. Non vedo un cazzo con il green screen. Qua... pallet.
Bene, benissimo, benissimo. Però c'è il tizio giù al basement. Ok, solo Volt, non mi prende però. Devo portarlo via da qua. Per forza. Senti, proviamo. Se no ci crepa questo. Mancava un pixel. Perfetto, vuole me. Sì, vuole me. Ce la faccio a levare questo schifo e portarmi a casa quel punticino in più? No. Don't leave me! Don't leave me! Ancora niente killer nuovo, ma sai che c'è? That's alright. Kanda! New challenger! Oddio, è lui? È lui! Macmillan! Prima partita che faccio contro questo killer. Attenzione, finalmente l'ho trovato. Dopo anni. Jen è fatto in 3 millesimi di secondo grazie a Proof Thyself. Eccolo che arriva. Eccoci. Oh! Che ha detto? Cos'era, una bestemmia in coreano? Perché è coreano il killer. Non gli tiri i coltelli? Eh? Senti, senti come ride! Gli anni, eh? Va, va, giro, giro, tondo! Non l'ho stunnato! Oddio! Giusto! Che cazzo è? Che cosa? L'arrotino! Sì, ma si è visto poco! È durata quanto una pisciata sta partita. È il Trickster, ragazzi. The Trickster su The Game. Meno male che l'abbiamo trovato sto cazzo di killer. Stavo per contattare quelli di chi l'ha visto. Un classico, un classico. M1 al vento per colpa dello sprint. Ha visto, ha visto. Senti come ride. Seconda volta che tira il colpo a vuoto a un pallet. Potevo fare nulla lì. Qua non c'era niente con cui pararsi, c'era solo il pallet, l'ho usato. Lì era aperto, è sceso giù, ma ha colpito con M1. Ha giocato bene lì, e io ho giocato da schifo. Se mi insegue di nuovo, devo cercare di tenerlo al piano di sotto, perché lì ci sono più muri. Ah! Ah, c'ha il perk del killer nuovo. Solleva uno da terra. Se sei vicino a Sorge di Terrore, ti mette il one shot per tot tempo. E non è male come perk.
preso comunque. Oh, si è curato, cazzo. Un'ora se arriva c'ho sprint. Eccolo. Cosa? Cos'era quella hit illegale? Merda. Voleva aggrabbarmi lì. Tutto al massimo. Ecco, ora vuole me. Di nuovo. Proviamo qua a sfruttarcela un po'. Coltelli. Vabbè. Coltelli. The chase sta durando più dei tre survivor messi insieme. E ora mi prende però. Quasi due pip morendo. Credo di aver registrato a sufficienza. Cercherò di mettere insieme qualcosa di carino. Fate conto che in una settimana di registrazione, una settimana e mezzo circa, ho incontrato il Trickster solo due volte. Due volte che includerò in questo video. E avendolo affrontato solo un paio di volte, non è che possa esprimermi più di tanto su questo killer. Se non ti difendi grazie a muri, pareti, ostacoli, quelle robe là, ti prende quasi subito con i coltelli. I coltelli danno davvero fastidio, però se sai proteggerti con i muri, gli ostacoli, quelle robe là, ci mette ore a ferirti con i coltelli. E nei loop questo killer non può fare più di tanto. Comunque, finito di registrare, successivamente ho fatto un pre-made da due, così molto chill. Abbiamo incontrato il Trickster, quindi in teoria sono tre le volte che l'ho incontrato. E vi dico solo che è bastato un pre-made da due decente, non dico che siamo forti, un pre-made da due decente per far fare a questo killer 0 su 4. Per dirti com'è la situazione attuale. Sicuramente rincontreremo questo killer nei prossimi video che farò da Survivor, anche perché negli ultimi giorni è stata buffata la sua velocità di movimento e di tiro dei coltelli, però rimangono gli stessi problemi detti prima. Ha poco controllo sui gen, soprattutto se le mappe sono grandi, e per quanto riguarda i loop, se ci sono tanti ostacoli, è sempre comunque difficile ferire con i coltelli i Survivor, soprattutto se hai a che fare con Survivor capaci. E nei futuri video vedremo anche la nuova Coldwind Farm. C'è la PTB al momento, ci sono appunto le nuove mappe di Coldwind. È arrivato il momento di ringraziarvi, vicini di casa, grazie per aver visto questo video, ma soprattutto grazie a uno di voi in particolare per avermi regalato l'ennesimo DLC di Dead by Daylight. A sto giro è toccato Bubba, Leatherface, mi sono stati regalati DLC, giochi interi. E io non so mai come esprimere al pieno questa gratitudine che provo, perché grazie mi sembra sempre troppo poco. Grazie anche a quelli che hanno partecipato al sondaggio su YouTube. Vedremo i personaggi che non hanno vinto magari più avanti. Grazie di cuore davvero e alla prossima. Stay big.